indubbiamente è un campionato a cui noi teniamo tantissimo. La vela d'altura è il fiore all'occhiello della vela nazionale. Abbiamo tantissimi campioni nazionali che si distinguono anche all'estero, e quindi avere e portare, credo, per la prima volta a Crotone un campionato nazionale, campione italiano d'altura, è una soddisfazione immensa. In dubbio sappiamo che le capacità organizzative non mancheranno, le condizioni meteo ci hanno sempre detto che è un posto veramente fantastico e veramente aspettiamo con ansia di iniziare. Quindi penso che sia una cosa fondamentale per la federazione portare un campionato qui in Calabria e sia solamente una gioia organizzarlo qui a Crotone. La vela d'altura rappresenta un po' il mondo, quello che maggiormente passa anche nei media, cioè quindi barche oltre 10 metri, saranno divisi in diverse classi naturalmente, campionato italiano ORC, quindi con sotto l'egida con certificati ORC. E rappresenta il meglio della vela nazionale, barche grandi, grandi equipaggi, tantissimi professionisti ormai sono a bordo di queste imbarcazioni, quindi qui ci sarà non solo il meglio delle barche nazionali, ma anche degli equipaggi. Ma sicuramente è un evento importantissimo, di questo ovviamente si ringrazia la Federazione Italiana Vela che ha sempre più fiducia sulla Calabria e sui circoli che la compongono. È un momento magico perché il professionismo della vela, la vela di alto livello, approda in Calabria attraverso Crotone, quindi saremo tutti impegnati a fare squadra, tutti i circoli della Calabria a supporto del club velico Crotone che ovviamente si espone in una manifestazione di tale portata, ma conosciamo bene qual è la qualità dei circoli calabresi, in particolare del club velico Crotone. Crotone non è la prima volta che viene disputato un campionato italiano a Crotone. Crotone, non per niente è stata denominata città della vela, quindi credo che i presupposti per una buona accoglienza ci sono. Noi siamo pronti a lavorare perché lo sport si fa scendendo in campo e non soltanto dagli spalti, per cui certamente il campionato d'altura sarà sicuramente un gran successo. Ma io credo che quest'anno tutto quello che c'è di più importante dal punto di vista agonistico è presente in Calabria. Noi partiamo col campionato italiano d'altura adesso a luglio, a fine agosto e primi di settembre avremo i campionati italiani giovanili sia suddivisi in Under 16 che Coppa Primavela a Reggio Calabria e continueremo col trofeo CONI a Crotone. Io credo che più di quello che abbiamo avuto quest'anno forse non potremmo richiedere. Una grande manifestazione, una manifestazione come la Calabria non l'ha vista mai perché è la prima volta che la nostra regione ospita il campionato italiano assoluto di vela d'altura, quindi si tratta di barche importanti, barche performanti, barche prestigiose che verranno a Crotone a contendersi lo scudetto della vela italiana. Attorno a questo un villaggio con spettacoli, con musica. Crotone cercherà di offrire come sempre il meglio di sé, di contribuire ad una nuova narrazione della Calabria che si basa su nuovi contenuti, perché di questo credo che si debba parlare. Arriviamo a 20 regate, ma devo dire che queste manifestazioni si collegano ad altri eventi importanti che si svolgono nello stesso periodo nella nostra provincia. Io vorrei come dire, creare il ponte ideale fra questa manifestazione e i campionati italiani assoluti di beach volley che si svolgono a Cirò. Esattamente negli stessi giorni, coinvolgeranno una popolazione di atleti adulta, credo che partecipino anche i campioni olimpici e gli atleti under 18. Significa che finalmente il nostro litorale si comincia a caratterizzare in modo strutturato per gli sport che si svolgono a mare, sulla spiaggia, perché è inconcepibile che il campionato invernale di beach volley si svolga al nord o che le più importanti regate italiane si svolgono sui laghi. Voi capite che non è colpa di nessuno se non nostra. Non abbiamo fino a questo momento puntato abbastanza su queste nostre risorse. Oggi sembra che la tendenza si cominci ad invertire, tant'è vero che ancora una volta nel mese di luglio avremo il campionato nazionale di kitesurf, che non è detto che non coincida proprio con questa nostra regata. Intendo dire che il campionato di kitesurf che richiamerà i più importanti kiters italiani, circa 50, si svolgerà in un weekend in cui potrebbe coincidere con il campionato di vela d'altura che si disputa dal 16 al 20 luglio.
perché la formula è quella di un waiting period, cioè di un periodo d'attesa. La regata sarà chiamata con un semaforo verde quando ci sarà vento, quindi se il vento accompagnerà il campionato d'altura, avremo la coincidenza fra questi due eventi, per cui presso il nostro club velico Crotone Sport Beach avremo gli aquiloni in aria e lo spettacolo del kitesurf, e in città, nel golfo, davanti alle case, avremo il campionato d'altura. Intanto il beach volley a Cirò. Io credo che vada comunicato tutto questo in modo integrato per parlare di una provincia di Crotone che si presenta all'Italia e al mondo in un altro modo. Io presiedo il circolo da 7 anni e 7 anni sono tanti. Non sento la fatica perché il lavoro l'ho diviso con i miei soci, con i miei amici, però è cominciato un percorso di rinnovamento, di cambiamento, anche se siamo giovani, perché non credo nelle monarchie, credo che invece queste associazioni debbano essere inclusive, debbano comprendere figure sempre nuove. Infatti io ringrazio pubblicamente il dottor Salvatore Gaetano per aver accettato di presiedere il comitato organizzatore e quindi di mettere a disposizione la sua esperienza nel settore imprenditoriale, nel settore della comunicazione, a beneficio non solo del nostro circolo ma della città, della Calabria e dell'Italia della vela. Io credo che il futuro del nostro club e il futuro, se vogliamo, di questo sport e dell'impatto turistico che si lega a questo sport passi proprio per l'inclusione delle migliori espressioni della borghesia cittadina, per il coinvolgimento delle imprese sane ed eccellenti, per un approfondimento delle radici che noi abbiamo cominciato a mettere nel 2012. Dopodiché questo resterà sempre il circolo del mio cuore, ma è chiaro che esistono dei periodi, esistono delle stagioni, degli impegni professionali che ovviamente reclamano tutto il tempo di un avvocato in questo caso, ma anche, volevo dire, di un papà, visto che qualcosa cambia anche nella mia famiglia, i miei figli sono cresciuti, ed ecco perché, diciamo, il richiamo è a tutti perché si impegnino e perché insieme a me, insieme a noi, diano continuità a questo progetto che, per tornare alla domanda che mi veniva posta prima, ha raggiunto il traguardo di ben 20 eventi fra nazionali e internazionali che hanno prodotto oltre 100.000 pernottamenti in una città che non conosceva il turismo invernale e che invece adesso lo vive come una realtà. Dobbiamo andarne...